Ciao a tutti ragazzi, sono Sgaragarro e bentornati sul mio canale per un altro episodio di Hearthstone, sempre in Wild. Ebbene sì, siamo ancora in Wild perché non ci vuole andare in Standard. Ho provato a giochicchiare un pochettino mentre lo registravo in Standard. Mi sono rotto tre quarti di minchia, veramente, no? Cioè alla fine sono sempre quei soliti mazzi là e becchi sempre quei soliti mazzi là. Almeno in Wild si becca qualcosina di diverso, qualcosa di innovativo. Almeno la gente si può permettere di provare a inventare qualcosa. In Standard più di un tot, come anche normale che sia, non si può fare. A meno che non vuoi giocare proprio qualcosa che non funziona e che allora ti fa passare la voglia di giocarlo. Comunque, tornando al mazzo di oggi senza divagare troppo, mi sono fatto tre mazzi oggi. Il primo che vi voglio far vedere è questo qua, Quest Rhino Warrior. Ebbene sì, la quest del Warrior purtroppo non è più giocata ormai in Standard perché rispetto ad altri mazzi rimane troppo lento. Però in Wild, potendo abusare di qualche tauntino un pochettino più forte, abusando di Rhino, si può permettere di fare questo mazzo qua che regge un pelino di più. Ovviamente lo sto giocando con la base uno Zot, che vabbè, come alla fine come detto l'altro ci sto giocando soltanto Sylvanas, perché è Sylvanas, Sludge Belcher, dov'è poi? Infested Tauren e dov'è? Deathlord. Sono solamente 4 taunt, però comunque riportarli tutti insieme non fa mai schifo. Ah, e poi ovviamente essendoci anche il Stonehill Defender c'è anche la possibilità di trovare un taunt di Deathrattle in più. C'è anche Sylvanas, solo che ci penso. Poi in Wild abbiamo carte del tipo anche di Shield Maiden oppure Justicar True Heart, quindi per recuperare più vita, visto che alla fine il problema del Quest Warrior era recuperare vita dopo che completavi la quest. Quindi penso che tutto questo insieme qua lo possa far andare bene. Per giunta, essendo in Wild, possiamo giocare la King Defender, che attualmente è la Fiery Warax più forte. Perché se controlli un taunt è una 3 mana 3-3. Perfetto, sarei dire. Quindi senza indugiare oltre andiamo a provare questo mazzo qua, sperando che funzioni. E sperando di non fare le figuracce classiche che faccio di solito, perché l'ho montato io sto mazzo qua. Quindi come sapete ormai da parecchio tempo, quando io monto un mazzo non gira. Vedremo. Priest. Grand. Siamo contro Grand. Victory or death. Teniamoci il Deathlord. Ho un po' troppe armi per quanto mi riguarda. E abbiamo un execute. Mano piuttosto lenta. Ma il mazzo di per sé è proprio lento, quindi c'è poco da lamentarsi. Spero solo che non sia un big priest. Mi viene un po' problematico da giocarci contro. Non è un big priest. Abbiamo un Tar Creeper. Prossimo turno potrò andare di King Defender se questo mi rimane giù. Direi di sì. Ecco, così la King Defender è forte. 3 mana 3-3, direi che ci piace. Povera Fiery Warax, come è stata nerfata. Proprio da schifo. Oh, cavolo. Tanto lui proverà a killarmi questo qua, così gli porto un minion e posso far brawl il turno dopo.
potevo giocarmi l'Execute, ma non è che mi piacesse tanto come mossa, ecco. Preferisco aspettare. Il problema che notavo di questo mazzo qua è proprio i peschini. Alla fine c'è soltanto una Colette of Pain, un shield block e basta. Sì, direi che come peschini sono relativamente troppo pochi. Porca miseria. Porcaccia la miseriaccia. E cos'è? C'è rimasto male? You what? Sì, sì, butta giù ancora dei minion. Piacere, non il 7-5. Tutto tranne il 7-5. Vabbè, è andata abbastanza bene, dai. La cosa migliore sarebbe in caso fosse rimasto il mio 2-6. Quello sarebbe stato proprio al bacio. Però non ci lamentiamo. Abbiamo comunque fatto piazza pulita. Quanto è fastidiosa sta carta. I have an axe to grind. Quanto è fastidiosa quella carta. Mi sa che il prossimo turno è il turno in cui potrei giocarmi l'Execute, quasi quasi. Qua di pericoloso può esserci un possibile Bone Mare o un Free for Amber. Ah, già dimenticavo che è un Spiteful. Non va bene. Porca miseria, non va bene che rimane in vita questo. Ma porca miseria ladra. I can take the hit. Pesca una carta in più già. Però per fortuna il North Shiloh le batte entrambe, quindi non può curare e pescare altra roba. Dino Zot attualmente non... Dimenticavo quella piccola giocata lì. Fuck. Sì, ma tu te ne devi andare via per forza. Senza ombra di dubbio, tu devi scomparire. You wish to live forever. Sapete quando vi dicevo che deve scomparire? Ecco, non you così. Wish to live forever. Sta andando tutto molto 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 male. Parecchio male. Io quel 7-13 non glielo volevo mai più. Ma proprio mai più. No, ha pescato una Spiteful. E non la recupererò mai più. Porca miseria, come l'ho persa malamente. Chromagus.
Questa cosa mi riporta adesso. Deathlord. No. E il coso lì, il 3-6. Ma porca miseria ladra. Ah, che brutto modo di perdere. Che brutto modo di perdere. Hunter versus Rexha. Hunter, Hunter. Let the hunt begin. Victory or death. E a partire parto io. Ah, buono Sylvanas adesso. Ce n'è roba che costa 5 meno, eh. Porca miseria, con Sylvanas. Ma non importa, ce la faremo lo stesso. Forse. Buono, execute. Ma trovo un po' di sfiga nel pescare dalla parte mia. Così a occhio proprio. Così a occhio vedevo un po'. Se ha tipo 3-4 più tutti i segreti, posso quasi concedere. In realtà no. Però. Fantastico. Fantastico. Un'altra. Ovviamente non attacco perché se per sbaglio è una freezing, me lo ripiglio in mano. Attacco il prossimo turno che lo posso ricalare. Posso fare sleep with the fishes dopo. O execute. Thank you. Lo rigioco volentieri. Ok, speriamo che non abbia altri segreti, perché quelle cose cominciano ad essere alquanto spaventose. Quella non è un problema. Prossimo turno dovrò fare armo, mi sa. Voglio la brawl. Voglio assolutamente la mia brawl. Come, Midnight. Porca miseria. Ah, bene. Ciao, tutti i segreti in mano, in poche parole, sto tizio. Pure. Aha. Ah, face. Buona la monkey adesso. Un'altra. Pure. Oddio, glielo faccio pescare, no. Ok. Ok, al prossimo turno devo buttare giù un paio di taunt. Qua mi fa 8, 11, 13 danni, non male. Ouch. Ouch. Ok.
Perdo da doppio kill command, giusto? No, da mono kill command perdo, altro che. You're gonna be rich. Ok, si respira un pochettino di più adesso. È ancora vincibile. Santorino Jackson. E quanti segreti gioca? Una cosa è sicura, devo smettere di farlo pescare. Quindi te ne vai subito. Sludge. Avrei preferito che la Freezing se la fosse presa il mio bellissimo Rino. Però non ci lamentiamo. E giù di segreti. Sì, sì. Beh, quella non può essere una Freezing. Un altro. Ouch. Oh, noi qua completiamo la quest. Giusto? Tutto sommato sei molto buono adesso. E non penso che per ora metterò ancora giù l'arma. Non mi conviene per niente. Perché voglio recuperare un po' di armor, visto che ne perdo due ogni turno. Puoi levarmi tutto? Mi sa di sì. No, tutto tutto no. No, un danno face. Fantastico. Dov'è il mio revenge? Dov'è il mio revenge? Death and Decay, Death and Decay, Death and Decay. Vabbè, anche Death Coil ce lo possiamo far andare bene. È una removal o una cura. Che bella top beccata. Come scende la mia vita però? Come scende terribilmente la mia vita. Tu sei molto bello. Tu mi fai recuperare un po' d'armor. Non posso schiattare qua perché ho usato un kill command. Quindi non può fare kill command, quick shot. Però posso summonare altri lupi. Coin, quick shot. Non va bene. Justic Art True Art. I can take the hit.
Aspetta, forse ce la possiamo fare. Forse ce la possiamo fare. Forse. Molto forse. Speriamo. Possiamo turno recupero anche altri 6 di armor con la Justicar. Arco, perfetto proprio. Un'ottima pescata qua potrebbe essere... come si chiama? Uno Zot. Ho usato entrambi i quickshot, ho usato. No, Dirty Rat. E onestamente mi piace anche di più il Dirty Rat. Ah, si respira. Finalmente si respira un po'. Dovrei avercela fatta. Ho perso? 6-8. Sono ancora vivo di poco. Così. È sicuramente un explosive. Quindi wandering. This only works on the simple minded. E bear trap. Ok. Penso di essere totalmente stabile. Dovrebbe essere vinta sta partita adesso. Dovrebbe essere vinta. Spero. Madre Teresa. Pensavo di averla persa anche questa qua, Fichu. Cazzo di gufo, top deccato, ma sei scemo. Stop, partite troppo lunghe. Troppo rischiose. Torniamo sulla lista molto velocemente. Anzi, la lista è meglio che ve la vedete qua di lato. Che almeno ce l'avete tutta completa. Che sennò qua rimane tutta, come si può dire, che devo scrollarla per farvela vedere. Comunque, per quanto riguarda questo mazzo qua, Rhino Quest, cioè, ironicamente funzionare come tipologia funziona anche, solo che rimane troppo lento in confronto a certi mazzi, ma veramente troppo. E poi ha questo problema che non ha praticamente pischini. Alla fine c'è giusto l'Acolyte of Pain e il Shield Block. Non c'è altro per pescare e si sente. Si sente parecchio. Quindi non saprei. L'ho provato a montare così for fun per vedere se girava, ma alla fine dei conti non è tutto sto granché. Quindi è meglio giocare forse dell'altro. Alla fine in Wild Pirate Warrior è comunque più forte, perché c'è il cavolo di 2-3 che spara 2 danni ogni volta che si tira giù un pirata. Quindi nettamente meglio. Comunque ragazzi, vi saluto qua. Grazie per avermi seguito anche oggi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, spolliciatelo il più che potete. Se vi fa piacere lasciate un'iscrizione alla pagina abilitando la campanella. E sempre se vi fa piacere lasciate un like alla pagina Facebook, che trovate sempre sotto in descrizione. E come vi dico sempre ragazzi, alla fine di ogni video... ci vediamo domani per un altro video. A domani ragazzi. Ciao ciao.